Bentrovati. Oggi parleremo di musica rinascimentale. Ci dedicheremo alle arie, o meglio, alle songs, alle canzoni, come lo stesso grande compositore che tratteremo, cantante e liutista inglese John Dowland, le chiama. Molti considerano John Dowland uno dei primissimi cantautori, se vogliamo definirlo con un termine della musica moderna, e cantastorie della storia. Numerose sono le sue composizioni nei libri di opere per liuto e voce. Dowland, nato tra i giorni del 1562 e 1563, fu riconosciuto come uno dei musicisti più importanti del suo tempo. Tra i suoi libri di canzoni, come lui stesso li chiamerà, più importanti da lui composti, troviamo i suoi First, Second, A Third and Last Book of Songs or Aires, nei quali saranno raccolte le sue molteplici canzoni che saranno e rimarranno conosciute e famose nei tutti i secoli a venire. Dowland amava definirsi un infelice inglese e la sua figura malinconica si manifesta consapevolmente in tutta la sua musica, piena comunque anche di richiami musicali lieti, dolci e romantici. La sua musica si distingue in sintonia con le caratteristiche dell'espressione artistica nella cultura dell'Inghilterra del XVI secolo, ossessionata dalla malinconia. Questo sentimento era considerato infatti in quel periodo un elemento tipico di un uomo maturo e capace di sentire ed esprimersi profondamente. La cultura inglese era anche impregnata, e forse lo è ancora oggi, di lontananza, essendo in una grande isola immersa nel mare e lontana dalla terraferma dell'Europa. Questa lontananza la troveremo in moltissime canzoni di Dowland, comprese le due sulle quali ci occuperemo in questi due video a lui dedicati. Now, oh now, I needs must part, che vuol dire tradotto ora, sì, ora, io devo separarmi. E Come again, sweet love doth now invite. Torna di nuovo, il dolce amore ora invita. Due bellissime e dolcissime canzoni, liete e malinconiche all'inglese del nostro compositore. Entriamo ora più nei dettagli e le curiosità di questi due brani di John Dowland. Il brano Come Again, Sweet Love Doth Now Invite, che vuol dire tradotto Ritorna, il dolce amore adesso in vita, ha un testo colmo di tristezza e sconforto, dovuto dal rifiuto di un amore non corrisposto. Lui, innamorato e ferito, le chiede di ritornare. Lo stato d'animo dell'abbandono e l'emozione della tristezza prendono il sopravvento in tutto il brano, come il testo stesso dice in un passaggio: poiché adesso, abbandonato e misero, io siedo, sospiro, piango, svengo, muoio in un mortale dolore e infinita miseria. Ma John Dowland, dal punto di vista compositivo musicale, sceglie una strada particolare, già usata anche in altri brani, come Now, oh now, I needs must part, ora, sì, ora, io devo separarmi, del quale abbiamo già trattato. Sceglie una tonalità totalmente nel modo maggiore, volta a trasmettere lietezza. È un atteggiamento antiretorico, come si definisce nella musica. Non vi è alcun procedimento armonico volto a una tonalità minore, più tipica per esprimere tristezza e sconforto in tutto il brano. Questo è un aspetto molto interessante e particolare, che si nota fin dalle prime tre note iniziali sulle prime due parole esclamative del titolo Come Again, ritorna.
Qui Doland sceglie tre note ascendenti acute, come per voler richiamare l'amata attraverso un effetto affetto. Sentiamolo. Molto interessante è anche il procedimento sulla seconda sezione del testo e della musica, il refrain, il ritornello, che sulle parole del quarto verso, a vedere, a sentire, a toccare, a baciare, a morire, Doland inserisce un lungo profilo melodico crescente e che va continuamente verso l'acuto, per poi finire con la cadenza conclusiva sull'accordo del tono d'impianto. Sentiamo questa parte. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Sentiamo ora per intero il brano cantato. Come again, sweet love doth now invite, thy grace is dead refrain, to do me due delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Grazie dell'ascolto e arrivederci.